Buon pomeriggio e ben ritrovati cari amici di Radio Quarantenna, io sono Daniel Ruocco e vi do il benvenuto alla 29esima puntata di Poetcast, l'unica trasmissione di Radio Quarantenna che porta direttamente nelle vostre stanze della quarantena un po' di poesia e letteratura. Benvenuti, ben ritrovati cari amici, cari amiche. Non sono solo perché oggi è sabato e qui con me c'è Giulia Buonerba. Ben ritrovata Giulia. Ciao a tutti. Ciao a tutti e devi salutare anche me però. Ciao Daniele, anche a te. Ah, ecco. Bene, allora, siamo di nuovo qua insieme, oggi è sabato, una bella giornata come sempre ultimamente, e ovviamente Giulia Buonerba, questa ragazza che frequenta la quinta superiore del liceo classico Carducci di Bolzano, che io ringrazio perché sul canale YouTube del liceo appunto sono disponibili, non so se lo sapevi Giulia, le puntate su D'Annunzio e Alda Merini che abbiamo fatto gli sabati scorsi. Sì, sì, ho saputo, ho visto, ho anche messo like. Ah, bene, anch'io, mi sa che solamente io e te abbiamo messo like, comunque. Bene, bene così, siamo contenti. Giulia è famosa ormai su Poetcast perché sceglie dei testi sempre molto lunghi, quando in realtà abbiamo poco tempo qui. La pioggia nel pineto di D'Annunzio era molto lunga, ma abbiamo scelto soltanto la prima strofa. Qui abbiamo una poesia che è lunga quasi come la prima strofa della pioggia del pinetto, perché Giulia Buonerba ha portato una poesia di Dino Campana. Come mai Giulia hai scelto questo autore oggi? Allora, in realtà perché ho visto un film ieri sera, che è Un viaggio chiamato amore, del 2002, che appunto parla della storia d'amore fra Dino Campana e Sibilla Aderamo, e mi è sembrato un personaggio assolutamente fuori dal comune, e quindi, non so, mi sono stata un po' ispirare dal film e ho scelto questo autore e la sua poesia, La Chimera. Hai fatto bene, il film non l'ho mai visto, spero ti sia piaciuto. E niente, sì, direi che possiamo parlare in breve un attimo della vita di Dino Campana, qualche nota biografica che vale la pena sottolineare, cambiando però ovviamente atmosfera, quindi la sigla della nostra trasmissione termina qui. Ed ecco la musica giusta per affrontare al meglio questa puntata di Poetcast, una puntata che vedremo avrà del visionario, del magico, dell'onirico, no? del simbolista, avrà un po' di tutte queste cose qui. Nato a Marradi, Dino Campana, Firenze, nel 1885, da una famiglia piccolo borghese. Si iscriverà all'Università di Bologna, alla facoltà di chimica, ma non terminerà mai gli studi, anche perché la chimica, chissà perché ha scelto chimica, probabilmente per questioni familiari. Anch'io avrei abbandonato subito gli studi di chimica. Tu Giulia? Sì, io e la chimica apparteniamo a due mondi molto diversi, quindi uguale, siamo uguali. Bene, al periodo universitario risalgono le prime fughe all'estero di questo autore, in Francia, in Argentina, in Svizzera, e anche purtroppo i primi ricoveri in manicomio imposti da duri interventi familiari. Dal 1913 circa entra in contatto con le riviste del tempo, La Cerba e La Voce, e collabora con entrambe le riviste, non senza tensioni, anche per via di un grave episodio che adesso ricordiamo ai tutti i lettori, perché è un episodio molto particolare. Pensate che nel 1913 Campana consegna a Soffici in lettura un suo manoscritto, ok? Manoscritto di suo pugno, che Soffici perde in un trasloco. Quindi su questo manoscritto c'erano i canti orfici praticamente. E Campana ha dovuto ricostruire il testo quasi a memoria, pubblicandolo poi nel 1914 in un'autoedizione a Marradi con il titolo appunto Canti orfici. Però abbiamo un'edizione che probabilmente non sarà mai come quella vera che è stata persa. Però, insomma, Campana, a detta sua, a memoria, è riuscito a recuperare i testi dei canti orfici. Nel 1916 Campana ha una drammatica storia amorosa con la scrittrice Sibilla Aderamo, che appunto hai già citato tu, e dal 1918, poverino, è internato nel manicomio di Castelpulci a Firenze, dove morirà nel 1937. Questa è un po' la sua vita. La vita di un poeta
la cui opera è un'opera, potremmo definire, Giulia, oscura. Molto, sì. Oscura, costituita appunto dai canti orfici, più una serie di materiali, anche editi postumi. E il volumetto dei canti orfici, appunto questo titolo, fa riferimento a un'antichissima dottrina religioso-misterica dell'orfismo, appunto, il cui nome deriva dal leggendario poeta Orfeo, che ne sarebbe stato l'iniziatore. Con ciò Campana si riallaccia a tutte queste esperienze di scrittura magica in voga nel simbolismo decadente europeo tra i due secoli. Con i Vociani, appunto, lui, con la rivista La Voce, ha in comune il frammentismo, la volontà di creare un testo unitario attraverso un calcolato insieme di frammenti, la mescolanza di poesia, di prosa lirica, e appunto l'espressionismo. Proprio lui è un autore che si rifà molto al simbolismo, ai poeti anche maledetti francesi come Baudelaire, ma anche a Verlaine, e soprattutto è un poeta che si rifà al tardo Ottocento italiano, in particolare a Gabriele D'Annunzio. Per quello pensavo che tu avessi scelto Dino Campana, perché, dato che ti piace Gabriele D'Annunzio, avevi già scelto Gabriele D'Annunzio, magari avevi voluto portare Dino Campana proprio per questo legame con D'Annunzio, un legame che troveremo anche nella poesia che Giulia tra poco ci leggerà. Io ho finito con questa breve introduzione, poi Giulia magari ci parlerà dei canti orfici nel dettaglio, comunque ci leggerà la poesia. Vi lascio con un brano e ci sentiamo dopo questa canzone degli XX, Crystallized. E questi erano gli XX con Crystallized. Mi scuso con i radioascoltatori perché probabilmente la base, che è questa qui che sentite ora, era presente anche sotto durante la riproduzione del brano. Mi scuso. Eccoci qua, siamo tornati. Ciao Giulia, sei sempre qui? Sono sempre qui, ciao. Bene. Ovviamente siamo in case separate, non ci si può muovere, quindi rispettiamo le norme ministeriali. Bene. I canti orfici di Dino Campana. Giulia, vuoi dire qualcosa sull'opera di Dino Campana e poi ovviamente se vuoi introdurre la poesia di oggi? Beh, hai detto quasi tutto tu. Vorrei solo magari aggiungere che magari canti orfici, il riferimento a Orfeo, quindi al tentativo di andare al di là, potrebbe essere una metafora per il tentativo di andare oltre la superficie delle cose, quindi andare in profondità dell'esistere, che è anche il tema della poesia che insomma propongo oggi. E dal punto di vista metrico, l'opera inaugura il prosimetro, quindi l'alternarsi di versi e prosa, però la recupera mescolamento libero, quindi diciamo che abbandona la metrica tradizionale come fa Ungaretti, mentre magari in parte D'Annunzio, però lui proprio sono versi completamente liberi, sciolti da ogni schema metrico tradizionale. La poesia di oggi è un'unica strofa. Sì. Bene, qual è il titolo della poesia? E poi direi che puoi leggere. La Chimera si chiama. La Chimera, allora. La Chimera. Mm-hmm. Beh, forse possiamo fare una piccola anticipazione già, perché se un ascoltatore pensa alla Chimera, gli viene in mente ovviamente questa figura mitologica greca, no? Il mostro con testa e corpo di leone, una seconda testa di capra sulla schiena e poi questa coda di serpente, no? Che sputa fuoco. Però vedremo, questa poesia ci parlerà di questo? Credo di no. Quindi lascio la parola a Giulia, faccio suonare la campanella e ci sentiamo fra poco. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorriso di lontananze ignote fosti. La china e brune a fronte, fulgente, o giovine suora della Gioconda, o della primavera spente, per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente. Ma prima per il tuo ignoto poema, di voluttà,
e di dolore. Musica fanciulla e sangue, segnata di linee di sangue, nel cerchio delle labbra sinuose, regine della melodia. Ma per il vergine capo reclino, io, poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io, per il tuo dolce mistero. Io, per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore. Non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti, e l'immobilità dei firmamenti, e gonfi rivi che vanno piangenti, e l'ombra del lavoro umano, curve, là sui pioggi argenti, e ancora per teneri cieli lontani, chiare ombre correnti, e ancora ti chiamo, Chimera. Bene, questa era la lettura di Giulia della Chimera di Dino Campana, un testo appunto che ci porta all'interno della visione, di una visione che il poeta ha in un determinato momento. Ma cosa sta vedendo il poeta? Cosa vede? Cos'è questa chimera? Giulia, lascio la parola a te. Prima di cominciare insomma con l'analisi più o meno del testo, vorrei dire che chiaramente, come si è presumo capito, è una poesia per immagini, è una poesia visionaria, suggestiva, che non ha di per sé uno schema chiaro, una trama come potrebbe avere quella di D'Annunzio, va appunto per immagini, per suggestioni. Quindi ora cerco di far capire meglio di cosa parla questa poesia. Certo. Allora, intanto si apre con questo non so se, quindi fin dall'inizio la poesia si presenta avvolta nel dubbio, no? Piena di incertezza. È il non sapere, che poi è ripreso anche a verso 21 e 24, questo non so, ed è il predicato per eccellenza del mistero, non so qualcosa, non so di cosa stiamo parlando. Tra le rocce, non so se gli ascoltatori hanno detto sotto mano, però roccia è scritto con la I, non è un errore, No, c'è scritto, chiaramente, esatto, è c'è una scritto grafia. rocie. Esatto, è una grafia antica, diversamente invece dalle rocce del verso 27, come c'è scritto tra virgolette giusto, quindi senza i. Quindi Campana allude probabilmente al celebre dipinto di Leonardo, no? La Vergine delle Rocce, che aveva già ispirato D'Annunzio nel suo celebre romanzo, quindi anche questo potrebbe essere un collegamento, Daniel, con quello che dicevi tu prima. Esatto. Giusto? Proseguendo, il tuo pallido viso, ecco. Il pallido viso è un tema chiave della lirica e viene ripreso quasi ossessivamente anche al verso 8, al verso 21, al verso 23. Appunto, suggerisce l'idea di una creatura diafana, no? Sfocata, evanescente. Sì, anche non umana, perché non ha Esatto. quel rossore tipico della carne, della pelle umana, dovuto anche alla circolazione del sangue. Ecco, potremmo vederla anche così. Esatto. Poi c'è appunto questo m'apparve, si tratta quindi di una apparizione fugace, di un volto che ha fatto capolino fra le rocce, di una visione istantanea, non replicabile, appunto questa, appunto una visione, potremmo dire. E o sorriso di lontananze ignote. Allora, queste lontananze ignote è interessante perché appunto fa vedere che provenendo da tanto lontano, o sorriso della chimera diventa indecifrabile, enigmatico, come quello della Gioconda che viene citato verso 6. Esatto, scusa se ti interrompo, forse abbiamo dei problemi di connessione, di internet, perché Ah, sento un po' a scatti. Tu mi senti bene? Tu mi senti bene? Perché forse i radioascoltatori percepiscono un po' la tua voce a scatti, spero di no. Comunque, continuiamo. Sì, la Gioconda, esatto, suora della Gioconda, cioè sorella della Gioconda, questa figura appare come sorella della Gioconda, forse proprio nei piccoli dettagli che già tu hai citato, il sorriso, il viso pallido, le rocce anche alle spalle comunque del dipinto di Leonardo da Vinci. Bene, sì. Dal verso 6 al verso 9, sembra sì, appunto è evocato il mito di Proserpina, che è la giovane dea della primavera, che era anche però regina dell'Ade. Quindi da qui c'è pallori e l'aggettivo spente, entrambi al verso 8.
Ciò significa cosa? Che l'enigmatica rivelazione poetica di cui Campana va in cerca, diciamo, concerne le verità ultime della vita, quindi la primavera e della morte, quindi dell'oltretomba, potrebbe essere un'interpretazione. Ma prima per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore. Appunto, il poema resta ignoto, perché voluttà e dolore, cioè rispettivamente vita e morte, sono avvolte nel mistero. Sei d'accordo, Daniel? Sì, no, io ti sto Sembra. seguendo. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ok. Musica fa riferimento a musicale, quindi musicale fanciulla esangue, segnata da linee di sangue nel cerchio delle labbra sinuose. Regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io poeta notturno, quindi questo poeta notturno, l'aggettivo notturno, dà l'idea, appunto, concorre sempre a questa visione suggestiva e fortemente simbolica della poesia. Vegliai le stelle vivide nei pelaghi, qui diciamo mari, del Nei mari del cielo. cielo, esatto. Esatto. Questo particolare verso, il verso 18, potrebbe essere una citazione da Leopardi, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Io per tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente, segno del suo pallore. Appunto, come dicevamo prima io e Daniel, si nota che appunto cioè, potrebbe essere diviso in due parti il testo, giusto Daniel? Sì, il testo praticamente che è molto, devo dire, molto, molto complesso perché non è semplice cogliere tutti gli aspetti che il poeta vuole, che il poeta sta esprimendo. Non è un testo semplice. Può essere comunque diviso in due parti, anche se è costituito da una sola strofa, ovvero la prima parte fino al verso 20, dove il poeta si rivolge e dà del tu a questa figura, il tuo divenir taciturno, il tuo sorriso, le tue labbra, la tua pelle, ecco. Dal verso 20 in poi diventa, il poeta parla in terza persona, infatti fa riferimento aspettate, ecco, al suo Il suo pallore, pallore. segno del suo pallore. Perché? Perché questa figura si sta adesso allontanando, è evanescente, sta forse evaporando via, si sta vaporizzando, ecco meglio, se ne sta andando e il poeta la vede in lontananza, no? Si è voltata, quindi appunto parla dei capelli, di qualcosa che il poeta vede da dietro. E si sta un po' allontanando, quindi non è più un rivolgersi direttamente a questa figura, ma è un rivolgersi parlando in più in terza persona, ecco. Infatti dopo c'è anche dolce vapore, che quindi appunto è un qualcosa di impalpabile, evanescente, quasi un fantasma. In Sì, un fantasma è ultimo una bella vorrei definizione. in ultimo vorrei concentrarmi sull'ultimo verso, Sì. quindi il verso 32, Sì. e ancora ti chiamo Chimera. Sembra quasi che parli di una perdita o di una mancanza, di una mancata. Come dire, di un mancato possesso, o forse dell'inseguimento disperato di un sogno, quindi quello di fare luce sull'inafferrabile mistero del vivere, del mondo, del qua canti orfici, come dici, come stavamo dicendo prima. Quindi la chimera è un parto della fantasia, la cerca quindi è vana, è impossibile cogliere l'in sé per sé, e quindi il senso della poesia in generale e la conclusione a cui arriva il poeta è che il mistero è inconoscibile, resta un fantasma, resta una visione che sfugge. E se io ti dicessi che questa chimera potrebbe essere interpretata proprio come la poesia, no? L'arte della poesia per Campana, tu come lo vedresti questo richiamo del poeta? E io ti chiamo chimera, io ti chiamo poesia, però non riesco a raggiungerti quindi. Sì, anch'io ho pensato al fatto che potrebbe essere riferito alla poesia, anche perché sembra quasi che si stia delineando una donna, quindi come se fosse un amante inafferrabile, e quindi come se appunto questa fosse una figura sacra, che appunto potrebbe essere un'allegoria per la poesia, a cui lui si sottomette completamente, forse l'unica figura a cui lui potrà mai sottomettersi, oltre che le figure umane. Probabilmente Perché sì. Probabilmente appunto, esatto. sì. Sì. Sottomettersi alla sua stessa poesia, all'arte della poesia, raggiungere in qualche modo l'apice, è difficile perché appunto non riesce, no? Svanisce quest'arte, la poesia svanisce, come svanisce questa figura descritta nella poesia che potrebbe essere una donna, sì, perché è accostata alla Gioconda, viene accostata alla Vergine delle Rocce.
Ma non è una donna, no, in carne ed ossa, anzi è più, come hai detto tu, un fantasma, no? Un'apparizione che arriva ma scompare nel giro di pochi versi e forse il poeta la deve chiamare, la chiama, non sa se riuscirà a raggiungerla. Appunto questo poi si ricollega al discorso che hai fatto tu sul mistero. Bene. Bene, direi che hai detto più o meno tutto quello che c'era da dire su questo testo, insomma, tutto no, ci sarebbe, insomma, da parlare, ce ne sarebbe da parlare, però il tempo che abbiamo è ristretto, lo sapete cari amici da casa, abbiamo poco più di mezz'ora. Volevi aggiungere qualcosa, Giulia? Ti è venuto in mente qualcosa guardando i versi? No, solo appunto rileggendo velocemente, scorrendo di nuovo la poesia, appunto, tutta questa visione magica quasi che gira intorno a questa figura un po' mistica che appare, che scompare, la notte, le stelle, è tutto molto, molto mistico come testo, diciamo. Mistico, sì, appunto, come dicevamo all'inizio, no, parlando della vita di Dino Campana, del suo stile, no? Lui si rifà a questa esperienza di scrittura che possiamo definire proprio magica, anche se... Adesso ti leggo un parere che ha dato su di lui Gianfranco Contini nel 1939. Dice che Campana non sarebbe un poeta trasgressivo, visionario e allucinato alla Rimbaud, ma più realistico e tradizionale, imbevuto di una cultura tardo ottocentesca carducciana d'annunziana. Ecco, vedi, che non è un... Ecco, magari definirlo visionario non è la parola più corretta. È un simbolista, sì. Precursore degli ermetici, ok? Potremmo definirlo così, ecco. Bene, questa era La Chimera di Dino Campana. Ecco, adesso leggendo velocemente i versi finali, vedi questa l'anafora, no? La ripetizione: e l'immobilità dei firmamenti, e i gonfi rivi, e le ombre del lavoro, e ancora per teneri cieli, e ancora ti chiamo, col polisindeto, no? un elenco proprio ripetuto. Alla fine il poeta, avevamo detto, che appunto non utilizza neanche più la punteggiatura, quasi come se stesse parlando di getto, no? Perché la figura che ha davanti, la chimera, sta per scomparire e quindi non ha più queste pause che aveva con la punteggiatura della prima parte della poesia. E quindi abbiamo risposto alla domanda iniziale, se qualche radioascoltatore ancora se la stesse ponendo: la chimera in questo testo non è una bestia mitologica, non è un mostro, perché non ci viene descritto come un mostro, non fa nemmeno paura, anzi... È quasi affascinante. Esatto, sì, affascinante, sensuale anche, e in alcuni tratti, no, in queste labbra, nella descrizione delle labbra, del sorriso, della pelle, affascinante e evanescente però, e quindi chissà se Dino Campana... è riuscito mai a raggiungerla. Bene, questa era la poesia di oggi, questa era l'analisi di Giulia Buonerba, questo era Poetcast puntata numero 29. Grazie per essere stati con noi, vi lascio con un brano degli Shins, It's Only Life, è solo vita, perché questa è la cosa che abbiamo noi e dobbiamo godercela fino alla fine e raggiungere chissà magari anche noi un obiettivo che adesso ci sembra un po' così difficile da raggiungere ed evanescente, ma riusciremo a raggiungerlo o quantomeno a comprendere il significato del percorso che ci porta verso quell'obiettivo. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì.